Man mano che gli scienziati avevano riconosciuto le sostanze, separandole dai miscugli attraverso la filtrazione, la distillazione, la cromatografia, tutti i metodi che abbiamo visto, e man mano che ogni sostanza veniva sottoposta a decomposizione, ottenendo le sostanze elementari, questa situazione aveva portato a riconoscere migliaia e migliaia, un numero potenzialmente illimitato di sostanze, composti, e invece nel momento in cui si procedeva con la decomposizione venivano individuate pochissime, poche, molto poche sostanze elementari. Per poche che fossero, erano numerose, perché nel 1869 Mendeleev conosceva 63 elementi. E di questi 63 elementi, sostanze elementari, venivano riconosciute le proprietà chimiche, le proprietà fisiche, una proprietà scelta, la proprietà scelta per ordinarle inizialmente fu la massa atomica. E Mendeleev propose di disporli secondo massa atomica crescente in righe, chiamate periodi, e il criterio per tornare a capo e proseguire al periodo successivo, periodo 2, periodo 3, era, oltre a quello della massa crescente, quindi F, fluoro, veniva seguito dal sodio, perché sodio ha massa crescente. Però perché portarlo a capo? Perché il sodio, Na, ha proprietà simili al litio, e così anche K, il potassio, e così anche Rb, il rubidio. Quali sono le proprietà che erano state individuate? Ecco, vi porto un esempio. Qui nel testo viene detto che i metalli della prima colonna reagiscono violentemente con l'acqua. Vi mostro un filmato dove viene visualizzata questa capacità di reagire violentemente con l'acqua, con modalità sempre più crescente. Chemistry can be. There's so much to it. Bunsen burners, mixing chemicals. Very nice. Now, you may have been allowed to mix. Questa è solo l'introduzione, fino a questo momento non abbiamo visto niente. Adesso viene mostrato il primo simbolo del primo elemento, small amounts of lithium. Il litio. You may, if with a responsible adult, have mixed H2O. Si sono viste quelle bollicine, ecco. Questo, ecco già. Abbiamo visto una maggiore, torno un attimo indietro, abbiamo già visto una formazione di una fiamma, quindi una reattività già più elevata. Ecco il potassio, stesso tipo di reattività ma maggiore, più violetta. Questa è tutta scena, non dice niente questa immagine, questo tratto del filmato. Niente di che. Solo spettacolo. Adesso invece arriviamo al rubidio. Quantità maggiori, ma soprattutto reattività maggiore. Right, so what's going to happen when you drop that in the water? Well, imagine, if you will, letting off a hand grenade in a bathtub. Righto, I'm off. Have that. Okay, good luck. Addirittura lo fanno in una vasca da bagno, con un quantitativo okay, maggiore di acqua. Si mette al riparo dietro il terrapieno. Stesso tipo di reazione, ma più violenta. Vi mostro un attimo la tavola periodica. Eccola qui. Per mostrare che nel primo gruppo ci sono litio, sodio, potassio, rubidio. L'ultima parte del filmato riguarda il cesio. Ora si vede che hanno lo stesso tipo di reattività, lasciamo perdere l'idrogeno che
un discorso a parte, hanno lo stesso tipo di reattività nell'acqua, ma con un aumento della violenza della reazione. E infatti l'ultima parte del filmato riguarda il cesio. Vediamo se lo trovo. Vabbè, lo faccio proseguire. Yes, Richard, cesium, the emperor of alkali metals, particularly nasty, could go off at any time. And that's it? Oh, yes. I like it already. Now, what's that going to do when it hits the water? Imagine a depth charge in a bathtub. Fair enough, mate. I'll leave it to you. Good luck. Thank you. Okay, John, go for it. Warning, warning, warning. Extreme danger. Clear the area. As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. Cesium e cesium. Eccolo là, cesium. Ancora più veloce. And it does. Bene, fermiamo qui la visione di questo filmato che potete trovare su internet. Questo filmato si chiama Alkali Metals, quindi potete fare una ricerca, rivederlo, e poi come al solito sapete che su YouTube trovate anche filmati similari che riguardano le proprietà della materia e quindi poi potete autonomamente proseguire. All'epoca di Mendeleev, siccome non erano conosciuti tutti quanti gli elementi, c'erano degli spazi vuoti e Mendeleev addirittura riuscì a prevedere, qui dove ci sono i punti interrogativi, riuscì a prevedere quella che sarebbe stata, secondo lui, la massa di questi elementi. Notando la regolarità con la quale la massa aumentava, tornando a capo ogni volta che le proprietà diventavano simili a quelle dei elementi già conosciuti, propose questa organizzazione in ordine crescente di massa atomica e tornando a capo periodica. Questo è il motivo per il quale si chiama tavola periodica degli elementi. Il libro mostra la fotografia del lavoro originale di Mendeleev con i suoi appunti, così come l'aveva effettivamente strutturata nella sua proposta iniziale.